Ecco, questo essendo esterno, penso che c'ha lo rivestimento lo stesso fuori e dentro, quindi dobbiamo fare una copia di questo muro e cambiarlo per non partire dall'inizio. Quindi adesso uso questo muro che ho usato qui come esterno, faccio Add Type e poi qui faccio Duplicate, quindi duplica questo muro e gli do un altro nome, sito. Che sono i muri che sono nel sito, che non sono esterno dell'edificio. No, faccio così. E poi dentro la struttura lo devo modificare, che questo per esempio deve avere, adesso dobbiamo misurare ovviamente quanto è spesso, penso però la stessa cosa, però possiamo solo cambiare il finish. Da due lati deve essere lo stesso di 7 centimetri. A questo punto faccio ok e ok. Allora vedete, adesso qui si vede dal preview che sono due lati uguali come rivestimento. Ok, allora comincio a disegnare questo muro, quindi clicco qua, ok, mi lo fa in wireframe. Qui all'angolo vado avanti verso su e qui vedo, noto che finisce un certo spessore di muro per cominciare un altro. Ok, verifico dalle foto. Qui non si vede. Ecco, qui sembra che finisce qua, poi rimane solo il pavimento. Ok, allora vado al primo. Questi due devono partire da dal piano. Questo qua, ovviamente in prospetto si vede tutto, quindi vado solo sul sud. Ah, ma l'ha costruito proprio sul piano copertura, ovviamente perché stavo con questo piano attivo. Quindi faccio Base Constraint, piano interrato. E l'altezza senza vincolo me l'ha fatto perché sopra non aveva altri piani di 45 di 4 metri e 50. Adesso uso il wireframe perché questo muro mi copre lo sfondo, uso il vista wireframe. Ok, l'altezza la posso indicare direttamente qua cambiando questa qua in base al prospetto. Qui è un po' diverso dalla planimetria, però adesso non mi importa, va bene così. Quest'altro la stessa cosa sta qui, questo che va nell'altra direzione, anche qui non corrisponde perfettamente alla planimetria. Questo lo posso alzare così e anche questo qua. Ok. Quindi questo lo faccio arrivare a questo. Ok, adesso come vedete qui c'è questo vuoto qua, questo vuoto e questo qua. Quindi posso fare Edit Profile e lui adesso mi dice che devi modificare. Ovviamente è sbagliato perché io ho fatto Edit Profile mentre selezionavo un muro perpendicolare alla vista. Ok? Con questo qua per dire, non questo qua, altrimenti non mi avesse chiesto questo, che mi dice che su quale vista devi andare per modificarlo, perché su questa attuale non puoi modificare niente. Quindi io faccio cancel e seleziono questo, faccio edit profile e come vedete qui non mi chiede niente perché va bene qua. Allora adesso disegno queste linee, quindi da qui a qui, ok, poi un altro da qui in basso verso destra, verso l'alto e basta. Adesso posso anche fare split, come abbiamo detto, da qui, cancellando i punti centrali, da qui a qui mi lo fa? Non mi lo fa. Ok, l'importante è che me l'ha tagliati.
Ok, adesso per essere sicuro che sono connessi faccio sempre trim da qui a qui. Ok, e trim da qui a qui. Ah, ho sbagliato. Ah, ritorno indietro. Di nuovo trim da questo a questo qua. Ok. Adesso se faccio ok, devo avere in 3D questo muro giusto. Vedete, quando è selezionato lui vi visualizza il muro come se fosse completo così, però sa che deve mantenere solo questa parte. Ok.